dove sono nato, chi sono e che cosa sono diventato grazie alla mia sofferenza. Sono nato a Napoli 13-9-56. Dopo un paio d'anni siamo stati deportati tutti quanti in periferia. E Scampia all'epoca era piena di delinquenti, piena di camorra. Mio fratello è morto in un carcere, in Sicilia. Ho capito che non potevo sbagliare, non potevo far piangere mia mamma. Col tempo ho capito che la mia gente è stata senza opportunità di crescita, senza lavoro, e c'è bisogno di qualcuno che li protegge. La Star Judo Club è stata fondata nel 1992. Nel 2000 a Sydney, alle Olimpiadi, mio figlio ha vinto la medaglia d'oro per la mia gente e per la mia famiglia. Sono riuscito ad evolvere il mio pensiero, quello di dare alla gente le stesse cose che ho avuto io. È maturata questa cosa nella mia mente, perché poi qui ci sono migliaia di persone che non hanno l'opportunità dello sport. Allora, nella nostra palestra ci sono tanti ragazzi, figli di detenuti, ci sono tante famiglie, anche diversamente abili, immigrati e rifugiati, tutti insieme, senza diversità. Io devo scontare ancora 19 mesi di carcere. Non posso, per legge, presentare la mia faccia al pubblico, non avendo una figura paterna e né una figura materna. Io dovevo badare a me stesso. Si è evoluta la mia figura, ho iniziato a capire, ho iniziato a crescere, sempre nella droga. La gente mi salutava perché aveva timore, non perché aveva la voglia di salutarmi. E questa cosa ti faceva sentire molto gratificato. Sapere leggere la sentenza, sentire la sentenza del giudice che ti spara 26 anni è dura. È durissima. Nel periodo trascorso al carcere in Sardegna non vedevo la mia famiglia da tanto tempo. E il maestro Maddaloni doveva fare uno stage in Sardegna dove veniva pagato, ma la sua ricompensa doveva essere il biglietto dell'aereo per tutta la mia famiglia, per farli venire al colloquio. E lì l'ho conosciuto per la prima volta. Quando lui mi ha guardato negli occhi, ha detto: non ti preoccupare, che la tua famiglia da oggi è la mia famiglia. Oggi in palestra posso mettere in pratica quello che ho imparato. Io insieme ad un istruttore lo affianco e seguo i ragazzi come fare la ginnastica correttamente. Perché io posso ora affermare che solo chi è sceso all'inferno può dare lezioni di come si vive in paradiso. La parte difficile di Scampia è quella lì dove c'è la malavita, dove ci sono molte possibilità di cadere in quel, come dire, in quel pozzo. Senza speranza quel pozzo, non c'è una via d'uscita. All'inizio non sapevo che papà era andato in prigione. Me lo raccontò mia madre una settimana dopo.
Avevo 7 anni. Ero piccolo. Provavo molta rabbia. Ma non nei confronti di mio padre, perché me l'avevano portato via. Il maestro è una persona che ha sofferto nella vita e questa sofferenza l'ha portato a fare del bene. Grazie, tra virgolette, a questa nostra sofferenza nell'età adolescenziale, io e il maestro ci siamo capiti subito. È un secondo padre. Però ha saputo tirar fuori il meglio di me. E disse: tu essere figlio a me? E lo guardai e dissi sì. Quando non sono in palestra e voglio sfogare, mi metto sul piano. Il piano che a casa me lo regalò il maestro il 13 giugno, che è il mio onomastico. Ora non ho nessun rancore con mio padre, perché so che ha sbagliato sempre per noi. Il mio sogno è diventare campione del mondo per poi andare alle Olimpiadi e diventare campione olimpico. Voglio avere più titoli possibili. Lo voglio proprio tanto. Mio padre, la cosa bella che ha fatto è che ha creato un'opportunità. Per questi ragazzi sicuramente il judo prima di tutto resta sempre un'alternativa per uscire da un quartiere così difficile e tenerli lontano dalle strade. Ma li aiuterà anche nella loro carriera, che sia judoistica, che sia lavorativa o anche familiare. Braitz è mio fratello. Braitz è venuto in casa che aveva 2 anni. E poi è il futuro della nostra famiglia. Ed è il futuro modello per Scampia. E perché Scampia ha bisogno sempre di modelli buoni. Nel judo per Scampia, per tutte le persone, c'è l'anima. Quello che il judo ti dà, te lo porterai nella vita.